Era la prima volta con qualcosa in testa, raga, penso di non essermi mai svegliata con capelli così orrendi. Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Carlotta e oggi nuovo video vlog. Oggi stamattina, meglio dire, andremo a Milano con una mia amica a farci un giretto in Chinatown. E sapete che è uno dei miei posti preferiti, poi magari facciamo anche un giretto in centro, adesso capiamo. Ma prima andiamo ad aprire questo super pacco di Oceana Part che mi è arrivato in realtà un po' di giorni fa e guardate che brava! Cioè, non l'avevo neanche aperto per aspettarvi, vi giuro che di solito non ci riesco, ma ho avuto talmente tanto da fare che in realtà è stato più facile. Quindi, per una delle prime volte che riesco in un video YouTube ad aprire insieme a voi il pacchetto, andiamo a vedere che cosa c'è dentro. Primo set di cui sono super curiosa è lui, perché è il primo set di Ocean Apart che ho con un blazer. Io non ho mai preso un blazer di Ocean, sembra fatto molto bene. Poi ovviamente andiamo a provare tutto insieme. E insieme c'è il suo leggings, super morbido, e sono tutti blu scuri, un colore che tra l'altro non avevo. E questo è il top, molto carino, anche se non so se oggi riusciremo ad utilizzarlo perché fa molto freddo, raga. Pensavo che sarebbe finito in fretta il freddo, invece forse no. E poi gli altri due set. Allora abbiamo questo qui marrone, che in realtà è un set che io già ma lo amo da impazzire perché è quello a costine. Con il suo toppettino, tra l'altro sto in fissa col marrone ultimamente. Ho preso anche delle calze marroni e poi un set lilla. E questo ha il pantalone tipo il flare, quindi va ad allargarsi sotto mentre è più attillato nella parte superiore. E poi sopra anche lui ha un top un po' particolare che è fatto così, non vedo l'ora di provare tutto, quindi adesso proviamoceli. Ignorate un po' il casino sparso, comunque questo è il primo set e la giacca, raga, vi giuro, mi fa volare. Tra l'altro andiamo a togliere la carta, che qui c'è l'etichettina carina. Tra l'altro all'interno anche i polsini, raga, quindi vi dà proprio l'idea di essere tipo avvolti in un felpone. Quando in realtà è un blazer, è anche molto elegante, ben strutturato. Mi piace un casino, non pensavo, vi dico la verità. Pensavo fosse molto più morbido, non troppo strutturato, e invece è fatto molto bene, anche le spalle imbottite, pazzesco. Il toppettino invece è particolare appunto perché ha questi due cordini qui che poi riprendono quelli del leggings qua in vita. Molto carino, vi dico, se oggi non facesse così freddo, penso che uscirei direttamente così. Molto carino, se oggi non facesse così freddo penso che uscirei direttamente. Allora, questo mi fa volare, raga. Quanto è bellino! Cioè, io impazzisco. Toppettino molto bello, aumenta anche otticamente il seno, secondo me, anche se io tipo ho il seno molto distante, questa cosa secondo me va ad aumentarlo un po' otticamente. Sotto il pantalone è bello largo ed è anche abbastanza lungo, che di solito su di me sono un pochettino corti, invece questo devo dire che è perfetto, veramente fighissimo. Secondo me questo è veramente, ma veramente carino. Sì, fatemi sapere poi qual è il vostro preferito. Adesso andiamo a provare l'ultimo, che è forse quello un po' più basic. Ho abbandonato il marrone per anni, ma raga, ho sbagliato, cioè ammetto il mio errore, penso che sia uno dei colori che alla fine mi sia meglio. Poi questo set io lo adoro, adoro le costine, adoro come è fatto, come è fasciante anche sulla pancia che la tiene bene al suo posto. Ce l'ho già verde, ce l'ho già nero, ce l'ho già in mille colori, ma raga, cioè vi giuro è super comodo, mega utile in questi giorni così freddi, questo leggings a me piace un casino. E adesso direi che andiamo a prepararci perché sono già le 8:57 e alle 9:15 devo essere fuori di casa. Tra l'altro, guardate i capelli,
Cioè, ho messo qualcosa per dormire che doveva svegliarmi, tipo wow! E invece mi sono svegliata che sembro solo una babba. Però vabbè, oggi i capelli li teniamo così, magari stasera andiamo proprio a lavarli adesso. Capiamo un po' come si evolve la giornata, intanto vado a vestirmi. Cioè, raga, pausa un secondo, ma pensate se oggi non facesse così freddo con questo blazerone rubato al nonno, prendi così e esci, cioè, ciao! Io vi giuro, innamorata di questi completi, sono troppo comodi e versatili. Eccomi ufficialmente pronta. Allora, sono andata a mettere la base tutta di Ocean, che è questa qua nera termica. Da Dio, raga, serviva. Maglioncino, pelliccia e borsetta. Io direi che siamo pronte ad uscire, ad affrontare questa giornata in cui fa veramente freddo. Siamo arrivate in Paolo Santi. Cosa vogliamo mangiare oggi? I dolcetti vorrei provare. Sì, vediamo. Vediamo se troviamo qualcosa. Di solito mangiamo i ravioli. Io voglio un bao, però, sicuro. Bau. Un bao. Primi danni già fatti. Tu più di me, però. Sì, Io sono stata per più la brava. moneta di 11 euro. Io 5 e 13 centesimi dati in monetine. Allora, qualcuno deve comprare la borraccia. Qua dentro, raga, sfarfalla sempre la luce. Io gli ho detto di comprare questa, ma lei non è d'accordo. Non Cambia licenzio lavoro. nessuno. E adesso, secondo me, questa è una borraccia che fa capire subito chi sei, che comandi tu. Entra a comandare. Raga, forma di biscottino, ma che carina. Secondo me è giusta. Questa è un po' È più quella seria. giusta. Qui abbiamo un'infinità, ma raga, un'infinità di tè e tisane, assurdo. Questi sono quelli loro un po' più particolari che io non bevo. Presto, mamma. Cosa vuol dire? Che ti fa rimanere incinta? Può essere. Tisana allattamento, tutto l'amore, ma che cose carine! Prima volta nella vita che vedo il sushi così. Cioè, potremmo farlo a casa. Ma sicuro faremmo del riso di merda e comunque lo rovineremo. Però l'idea era carina. Non lo so. E ci sono anche questi che sono tipo la base dei ravioli, poi dovete chiuderli voi. Qui hanno tutte le, come si chiamano? Non so, spezie, sono. Sono tipo delle spezie da bruciare per attivare energie positive o per allontanare Prende le energie Palo Santo. negative. Si prende il palo, sembra un legno Di intero. chiamare la persona a cui si vuol bene. Sì. Buon umore, allontanare energie negative. E niente, continuano i danni. Allora, io ho preso, no, una cosa che facciamo stasera per forza, ve la devo far vedere, quindi non ve la spoilerò. No, no. E invece tu hai preso anche l'incenso. Sì, Palo Santo, sale salvia bianca perché periodo veramente di merda. E la tisana al vin brûlé. La tisana vin brûlé. Devo comprare anche una tisana, ma non mi convinceva niente, dato che io sono molto schizzinosa, finiva che poi non l'avrei bevuta. Adesso pranzetto romantico, dove abbiamo fatto il mio compleanno. Pastino, perché non siamo andate al sushi, ma comunque un minimo ci vuole. Io ho preso la pasta fatta in casa con i gamberi, verdure e uova, e Giulia il riso alla cantonese. Porzioni proprio piccoline, piccoline. Giretto da Lush. Vuoi questa qui? La Sì, regalo. Tutta però. due Tanto tan, adesso andiamo a fare le patatine cinesi, le nuvole di drago. E in teoria queste basta buttarle nell'olio bollente. Comunque, questa è pura magia. Pura magia. Sì, ho già fatto altro in quest'olio. Ma che belle! Ne ho fatte 300 perché mi divertivo. Vorrei stai mangiando le chiacchiere per caso. Questa ci sta una piccola Alla fine ieri, raga, sono morta e non vi ho fatto vedere che cosa ho comprato, quindi partiamo con l'haul, così poi ci salutiamo. E ho preso due pacchi di gnocchi di riso, questi sono ottimi, tra l'altro se prendete quelli in frigo potete utilizzarli subito nell'immediato, mentre se comprate quelli tipo la nostra pasta secca devono rimanere 24 ore in acqua. Poi ho comprato questi pads per rimuovere il trucco dei dischetti struccanti, però sono rosa, raga. Non li ho ancora aperti, vi ho aspettati, quindi andiamo ad aprirli. Mentre per il detergente, raga, non vi ho aspettato in bagno, l'ho provato stamattina. Ero troppo curiosa. Comunque sono fatti
vestiti così, sembra quasi una garza, però rosa, quindi fondamentali. Pagati 3 euro sia gli gnocchi che i dischetti e poi invece per 2 euro ho comprato lui, che è un detergente al carbone rinfrescante. Stamattina l'ho utilizzato e devo dire che è abbastanza, cioè è vero, secca un po' la pelle perché è appunto per pelli miste al carbone, e quindi sopra poi sono andata a fare una bella idratazione. E poi da Lush ho comprato, in realtà ho preso anche una spezia, adesso ve la faccio vedere, la bomba da bagno, questa qui, Alien. Raga, ma quanto sono belle le cose di... Oddio. Cioè, le cose di Lush, raga, sono fotoniche e hanno un profumo pazzesco. Anzi, questo è uno spumante, quindi è uno di quelli che potete spezzettare e utilizzare poco alla volta. Ho deciso di provarli perché le bombe da bagno ci costano tanto, durano una volta sola, mentre questi potrei sfruttarli di più. Poi ho preso Gostic Bath Bomb, quindi questa invece è la bomba da bagno, ed è quella a forma di fantasmino che poi rilascia tutti i colori diversi. Vedete che ha tutte queste colorazioni, quando poi la buttate nella vasca ha detto che dovrebbero uscire tutti i colori e poi scoppiettare un pochettino. E infine lui, che utilizzerò sicuramente subito oggi, è Baked Alaska, che è un sapone. Adesso vorrei provare ad aprirlo senza romperlo, ma penso che sia impossibile questo. E questo è il sapone. Ha una profumazione ottima, sa proprio di agrumi, tipo. All'interno, vabbè, c'è anche l'olio di cocco e tutto quanto. Io adoro, adoro, raga. Non ho mai usato le saponette, ma l'altra volta me ne ha regalato un pezzo proprio da Lush. Io mi sono innamorata. Cioè, basta, voglio avere solo saponette nella mia vita. E poi ho comprato lo zenzero. Questo qua è lo zenzero in polvere. Non l'ho mai utilizzato. Se voi sì, fatemi sapere come vi siete trovati. E niente, questo era tutto il mio shopping. Io spero che il video vi sia piaciuto. Vi ricordo del codice sconto di Oceanapart che è attivo. E io vi saluto e ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!